Salve amici, buongiorno. Oggi pesce. E siccome vado a fare una cena di pesce, farò un aperitivo, una cosa fighissima, guardate, un'altra cavolata, però fighissima. Allora, un po' di olio, gambi del prezzemolo, uno spicchio d'aglio e vado a aprire le cozze. Vado a fare quindi questo aperitivo, sono le cozze fritte e rotolate nel pecorino grattugiato, cioè non vi dico, con un buon vinello, un prosecchino fresco, un buon vino fresco. Allora, come sfrivola l'aglio e i gambi del prezzemolo, butto giù le cozze proprio in modo classico, le vogliamo andare a aprire per poi toglierle tutte dalla sua conchiglia. Quindi lascio lì. Come si aprono, le tolgo, non lasciamole bollire. Come sono aperte, le tolgo e le vado tutte a scicciolare e tengo da conto il liquido per il risotto, per altro, insomma, non buttiamo mai il liquido delle cose. Ci vediamo dopo quando sono aperte. Ecco qua amici, vedete, le ho aperte appena, volevo farvi vedere che sono proprio morbide, perché come hanno, se sono aperte le ho tolte. Poi vado a toglierle tutte il cicciolotto dai gusci. Allora, io lo faccio come aperitivo perché siamo tanti, per cui se dovessi fare un pasto di queste cozze, insomma, si fa lunga e ce ne vorrebbero tantissime, però come aperitivo sono meravigliose. Se si è in due o tre si può fare anche proprio come pasto, che è molto appetitoso. Quindi le vado ad aprire tutte quante e poi mi preparo per andarle a impanare e a friggere. Allora, ora che ho le mie cozze tutte qua messe in un contenitore, ho preparato i classici passaggi per andare a fare una frittura. Quindi in un contenitore ho messo la farina, in uno delle uova. Le uova c'è un po' più di tuorli, perché rimane un po' più denso e mi fa una crosticina un po' più spessa. E qui c'è del pane grattato con un po' di odori, che io lo tengo lì preparato così. Adesso vado a buttare prima nella farina tutte le cozze. Cioè, sì, deve essere un lavoro un po' veloce, non è che me sto lì a passare tutte le cozze. Prendo due posate, le vado tutte un po' a rimescolare, che si danno una piccola, un po' un'infarinata. Poi le passo nell'uovo. Cerco di mettergliele tutte e cerco di prenderci un po' nella dose dell'uovo, così non sto a trafficare troppo, nel senso che dopo va tutto a essere impanato. Ma queste sono buone. E poi sono uno sfizio, cioè noi stasera abbiamo un paio di ospiti con cui facciamo una cena di pesce, così come antipasto con un bicchiere di prosecco è veramente, secondo me. Mescolo un po', che si bagnino bene nell'uovo, e poi vado a buttare tutto lì e poi le vado a staccare. Così. Ecco, è importante dove mettiamo il pane che possiamo lavorare abbastanza liberamente, perché ora io le vado a rovesciare tutte così. Poi aggiungo un altro po' di pane sopra, perché ho già visto che non basta, e poi vado a mescolare bene e a separarle. L'importanza del, quando le si aprono, che siano, come devo dire, proprio appena aperte, perché sapete, la cosa, se la lasciate cuocere, si insecchisce. Ok, ora che le ho tutte un po'
sgretolate, un po' così. A volte le più piccoline possono rimanere anche attaccate. Allora, o le possiamo friggere così, oppure io faccio in un altro modo perché è più carino da portare in tavola. Mi piace. Le vado a friggere dentro negli spiedini. Quindi ne infilo, che se ne dà uno o due a persona, non troppi. Perché, ripeto, come dicevo, io faccio un aperitivo così e così. E vado a fare degli spiedini in questo modo. Ora io li faccio tutti e poi nel frattempo ho acceso la friggitrice. Non sono altro che da friggere. Poco, quando vediamo una bella crosticina, sono pronte. Perché sono già cotte, devono soltanto fare un po' di una bella crosticina croccante. Poi dopo vi farò vedere il passaggio del pecorino e preparate del limone, della scorza di limone. Il meglio sarebbe della scorza di lime. Io non ce l'ho oggi il lime, anche se di solito lo tengo perché mi piace assai. Così, dopo la misura potete fare più grandi, più piccoli, così secondo me sono giusti, carini per un aperitivo. Li vado a fare tutti, poi ci vediamo in friggitrice. Ecco qua i nostri spiedini di cozze, direi croccanti, pronti. E ora li vado a mettere su della carta. Eccoci con questa prelibatezza, vedete, questi sono gli spiedini fritti. Ed ora questo è pecorino romano, buonissimo, che ha portato la ragazza di mio figlio proprio da Roma. Vado a buttarglielo proprio sopra, così. Le rigiro così e poi le vado subito a rovesciare in un piatto da portata. Casomai le sistemo un pochetto, che poi ne metteremo un po' un piatto a testa, uno o due spiedini a testa. Spettacolo! E poi, se avete del lime sarebbe meglio, ma la scorza di limone qui ci vuole un pochettino perché sciacqua, sgrassa, sciacqua. Questa grattugia poverina non ce la fa più, però. Voilà. Cioè un piatto veramente di una semplicità, però con quel po' di news, e credetemi che le cozze col pecorino ci stanno da Dio. Adesso io una che è qua da sola. Sono buone. Bene. Alla prossima. Ciao ciao.